Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi con la mia serie di video haul Zara, ma questa volta non soltanto Zara, perché spacchetteremo insieme anche un pacco di H&M. In realtà era un sacco di tempo che non acquisto da H&M, davvero tanto, però avevo intravisto qualcosina su Instagram e ho deciso appunto di fare un ordine. Il pacco è lui, in realtà ho il pacco di Zara. Eccolo qui, bello pieno, sostanzioso, e il pacco di H&M. Apriamo prima questo qui perché rispetto al pacco di Zara qui praticamente non c'è nulla, è molto più ricco quello di Zara, però andiamolo a vedere. C'è la classica fattura che c'è all'interno. Allora, in realtà io ho fatto quest'ordine perché mi era capitato scorrendo sulla home di Instagram, mi era apparsa come pubblicità questa scarpa, è lei. Allora, in realtà sono stata indecisa fino all'ultimo, ma io ho fatto quest'ordine semplicemente per questa scarpa, cioè è partito tutto da lei. È molto particolare come scarpa e si basa molto sull'idea della scarpa di Bottega Veneta, quindi con questo sandalo, con il tacco non proprio alto, sarà tipo 9 cm, questa pelle molto morbida, intrecciata, si basa molto su quel design, diciamo, è molto di tendenza. Probabilmente fra qualche anno non sarà più di moda, però insomma mi piaceva anche il colore, non volevo la classica scarpa nera perché c'era anche nera disponibile di questo modello, però ho voluto usare e ho preso questo colore un po' più particolare, non proprio da me, però magari per una scarpa particolare ci sta anche un colore un po' più particolare. Ho preso il numero 37, l'ho pagata, tra l'altro vi dico anche i prezzi, non c'è scritto qui, forse c'è scritto sulla fattura. Il sandalo l'ho pagato, non ci sono scritti neanche i prezzi qui. Bene, pensavo di potervelo dire, no, non c'è scritto, non so, strano però, perché di solito forse c'è scritto sulla busta, non c'è scritto neanche qui. Ah, 37 euro c'è scritto. Non lo ricordo sinceramente con esattezza, se riesco vi metterò anche i link di tutti gli articoli che vi mostro, anche perché qualcuno magari in qualche video fa mi ha scritto di inserire anche i link dei capi che mostro, quindi magari cercherò di mettere anche i link di quello che vi mostrerò che ho acquistato. Comunque questa qui è la scarpa, mi piace anche la punta un po' più quadrata, quindi diversa anche dal solito, e bene, sono contenta di questa scarpa. In realtà ad oggi sono contenta, spero di poterla sfruttare, non lo so, però ce lo auguriamo. Andiamo avanti sempre con H&M, scusate ma devo fare spazio. Sempre H&M, un altro paio di scarpe, questa volta ho preso un sandalo basso, un sandalo da tutti i giorni. Allora, il sandalo è questo qui, si intravede, tolgo anche le carte perché non si capisce poi granché. Anche di questo ho preso il 37. Il sandalo è questo qui, andiamo per ordine, eccolo così. E questo qui, avevo bisogno di un sandalo basso da tutti i giorni perché non sto utilizzando sneaker, da un po', cioè, è quasi un mese che non utilizzo scarpe chiuse perché d'estate preferisco utilizzare sandali, scarpe fresche. Sto utilizzando tantissimo le Isabò di Zara che vi ho mostrato in uno dei vecchi haul, le sto sfruttando tantissimo, le sto distruggendo, però avevo bisogno anche di un sandalo aperto, visto che le mie che ho utilizzato fino all'anno scorso si sono un attimino rovinate, avevo bisogno di un sandalo basso da tutti i giorni. Anche insomma, ho visto questa qui, ho detto va bene, è lei. Mi piace molto l'intreccio sul collo del piede, il colore dorato anche abbastanza carino, sembrano abbastanza comode, abbastanza dura anche però la suola, bisogna indossarle per capire, io spero non mi facciano male. Però l'idea del sandalo qua, simile alla schiava, mi piace, anche se alla caviglia non ci sono i lacci, però insomma l'ho trovata carina, deliziosa, anche di questa vi ho detto il 37, e il prezzo anche di questa non so dirvelo, vediamo se anche qui c'è scritto, no, forse ho sbagliato, no, non c'è scritto, io mi sa che prima vi ho detto 37, ma forse 37 delle scarpe di prima era il numero, quindi il prezzo di queste cose non lo so, non ve lo so dire perché sul cartellino non c'è scritto, e quindi nulla, questa qui è l'altra scarpa. Tra l'altro in quest'ordine ho preso cioè, diversi paia di scarpe, però insomma ne avevo bisogno, diciamo così che ne avevo bisogno. In realtà forse esagero come sempre. Infine, sempre di H&M, ho preso un abitino, ho preso questo abito qui. Mi è colpito principalmente per il disegno, insomma, della stampa, con questa stampa floreale,
Poi tra l'altro sono in fissa con il lilla ultimamente, quindi mi piacciono i fiori lilla, questo verde e lilla insieme, mi piaceva l'idea, molto fresco, il tessuto mi piace tantissimo proprio perché è molto molto fresco. L'ho indossato, devo dirvi la verità, io ho preso un XS, anche se veste molto molto grande, molto molto ampio, molto oversize, e ho escogitato un modo per renderlo un po' più sfizioso, perché messo così, sembra quasi premaman come abitino, l'ho escogitato magari mettendoci un cinturino, una cintura in vita, e così mi piace molto di più, oltre che si accorcia un po', perché non è proprio molto corto come abito, cade sul ginocchio, quindi non proprio corto, quindi per quanto mi riguarda mi attozzisce un po', quindi non gradisco molto quel taglio lì, quelle lunghezze lì. Magari preferisco o uno molto corto o uno magari midi o lungo, ma sopra il ginocchio mi taglia completamente. Io sono già basta di mio, quindi magari indossato con questa cintura, secondo me è un po' più carina come idea. Però l'ho tenuto in realtà perché ero indecisa se fare il reso o meno, però il fatto che mi piace molto il tessuto, perché è davvero molto molto fresco, lo trovo molto estivo, non so di quale materiale sia fatto, sembra un cotone, ma non sarà un cotone, sarà un mix di cose che forse è meglio non sapere, però infatti non trovo neanche la targhetta dove mi dice magari la composizione dell'abito. Comunque no, devo trovarlo, forse c'è, però non la trovo. Eccola. Allora, la composizione è, allora, 82% viscosa e 18% poliamide. Quindi, però trovo abbastanza, pensavo più poliestere. No, dicevo, mi piace molto il tessuto, mi piace che sia fresco, mi piace la stampa, mi piace la fantasia, quindi lo tengo per questo, anche perché lo trovo molto estivo, e quindi lo teniamo. Passiamo adesso al pacco Zara. È un pacco molto pieno e molto ricco di cose. In realtà io ho fatto quest'ordine per un solo capo e poi mi sono fatta prendere come sempre dallo shopping sfrenato, e quindi ho fatto un bell'ordine. Allora, partiamo in ordine per quello che trovo davanti. Allora, ho preso un completo composto da questo pantaloncino, che tra l'altro ho fatto stirare perché, visti così, appena usciti dal cartone erano veramente due pezze. Questo pantaloncino con questo tessuto in simil raso lucido, nella taglia XS l'ho pagato $19,95, molto bello, molto corto. Mi dispiace, secondo me si aggrinzirà in pochissimo, cioè basterà tenerlo un'ora e secondo me si aggrinzisce come nulla. Questa cosa un po' mi dispiace, mi infastidisce soprattutto per i pantaloncini, cioè per i pantaloni, per il capo di sotto, insomma. E poi la parte di su è questa camicetta. La trovo molto carina e molto deliziosa, anche molto elegante. Mi piace molto il dettaglio della manica lunga, della manica larga che cade fino al gomito. Il di dietro è fatto in questo modo, con questo taglio carino. E poi trovo che, secondo me, con l'abbronzatura, secondo me sarà molto bene. Non guardatemi ora che non sono completamente abbronzata, sono un po' colorita ma non abbronzata, però me lo immagino con una bella abbronzatura, secondo me risalterebbe molto l'abbronzatura. Quindi lo trovo molto molto delizioso e molto molto carino. Sicuramente non li indosserò accoppiati, perché indossati come completo sembra più un pigiama, poi essendo taglia colore tinta unita sembrerebbe davvero un pigiama. Piuttosto penso di magari indossarli separati, magari la camicetta con una gonna nera o con uno shortino nero, trovo che secondo me si possa andare bene, e poi vedremo, non so, magari mi viene così. Poi ho preso una camicia, questa camicia mi fa impazzire la fantasia, oltre che anche il modello. La fantasia bellissima, con questa stampa, tucani, fiori, piante, quindi molto molto estiva, quasi caraibica, anche se i Caraibi quest'anno li vediamo da lontano e solo in cartolina o forse nelle foto. Mi piace molto anche lo scollo, è molto scollata come camicia, ha questo dettaglio dei bottoni lungo, che partono dallo scollo fino in giù. Il nodo mi piace tanto, perché io impazzisco per le camicie con il nodo. Anche la manica con questo risvoltino è molto carina, la trovo molto molto bella. Ho preso l'XS, costata $25,95. Il tessuto, anche questo qui, è un simil seta, insomma più o meno, insomma, sembrerebbe un seta raso, però la trovo davvero deliziosa, molto molto bella.
Altra camicia, io un debole per le camicie, penso si sia capito già da tempo, in particolare per le camicie da uomo, però insomma in genere per le camicie impazzisco. Poi quando ho visto questa fantasia sono impazzita perché io adoro i koala. Questa camicia molto bella, molto estiva, molto fresca, molto brasileira, molto simile al taglio, cioè al modello della camicia che vi ho mostrato poco fa, quindi abbastanza corta come modello, con la manica larga. Il tessuto anche lei è un simil raso, non vado a vedere neanche la composizione anche di questa perché potremmo sentirci male, 100% poliestere, vabbè, andiamo oltre. XS anche come taglia, 19,95 il costo, però insomma la trovo molto fresca, mi piace molto, ecco, mi piace molto la fantasia. Io poi non sono una tipa da giallo, però ultimamente, oltre le scarpe, insomma, mi piace. Poi penso che non mi stia male come colore, credo. Poi passiamo al pezzo che più mi piace, il motivo per il quale ho fatto quest'ordine, che tra l'altro è stata tutta colpa della mia migliore amica, perché questo abito l'avevo messo tra i preferiti e nel carrello, però era sempre sold out, o comunque mi dava sempre come in su, non era mai disponibile. Appena è tornato disponibile, la mia migliore amica immediatamente mi manda un messaggio e mi dice: corri perché l'abito è disponibile. Al che sono andata e ho fatto quest'ordine. E che succede? Si è impigliato qualcosa forse. L'abito in questione è questo qui, che in realtà è un abito tuta, bellissimo, trovo che oltre che il modello molto bello, molto largo, la manica anche, queste maniche molto larghe insomma ho preso, sia di camicia che di abito, mi piace da morire il colore, perché sono tutti questi colori tipo pastello, questo è il di dietro, mi piace il dettaglio della cintura in vita con questo nodo, mi piace tanto che cade molto morbida, molto, molto così insomma, lo scollo è molto largo, è molto vertiginoso. Però trovo che sia molto bello, cioè molto molto carina, infatti non vedo l'ora di indossarla perché mi piace tanto. Poi questi colori trovo che siano molto belli e penso mi stiano bene questi simili pastello, non lo so, ditemi, chi è magari le esperte di armocromia potrebbero aiutarmi. Ultima camicia che ho preso, anche questa qui bellissima, l'avevo già adocchiata da un po' di tempo, non vi ho detto però il prezzo e la taglia dell'abito perché poi c'è qualcuno che mi chiede. XS come taglia è 39,95 il prezzo, in realtà la taglia sì è giusta come XS, mi va bene come taglia, sembrerebbe molto larga però anche perché all'interno c'è anche il pantaloncino che si chiude con la zip, la taglia è la mia quindi una XS, più piccola mi sarebbe stata. Ritornando a lei, la camicia in questione è questa, oltre che il colore è molto bello, questo pois tinta su tinta bellissimo, questo nodo immancabile delle camicie che mi piace tanto, e mi piace anche il dettaglio del bottone, non so se si vede, del bottone alla manica, insomma al polso, tipo in madreperla, molto particolare e molto bello, la manica cade molto larga, è molto particolare come modello, è anche molto trasparente. Non riesco a farvela vedere bene perché secondo me la vedete tutta storta, ma sicuro la vedete tutta storta. È molto trasparente, però è indossata con un reggiseno, non si vede molto lo stacco, con un reggiseno bianco chiaramente, o color carne, non si vede molto lo stacco. La trovo molto carina, il tessuto mi piace anche, cioè sembra abbastanza fresco. Preferisco quei tessuti che vi ho mostrato, però il colore molto molto bello, fucsia, rosa, sapete già. Ultimo pezzo, anche questo è il secondo motivo per il quale ho preso anche l'abito, in realtà erano due pezzi che aspettavo da un po' ma che non erano mai disponibili, infatti nello stesso giorno, nello stesso momento li ho trovati disponibili entrambi e sto parlando di queste scarpe che sicuramente avrete già visto, non cadere, che sicuramente avrete già visto in foto, storie di Instagram, avrete già visto ovunque, secondo me sono le scarpe che quest'anno Zara, con cui Zara farà furore, vi tolgo anche le carte perché non mi piacciono le scarpe viste con le carte, e sono questi sandali qui, questo sandalo a schiava, tra l'altro bellissime, questo oro molto molto bello, con il laccio appunto alla caviglia, appena le ho viste mi sono innamorata, mi piace molto anche... sì, così si vede l'intreccio sul collo del piede, le trovo davvero molto molto belle, mi dispiace solo che davvero si sono inflazionate già tantissimo. Il numero è sempre il 37 perché è il mio numero di qualsiasi scarpa,
Il prezzo, qui c'è scritto in pound, quindi in sterline 29 pound, non ricordo se 29 euro, penso 29 euro e 95 sicuramente, perché è sempre quello il prezzo, o 25,95 o 29,95, comunque sempre virgola 95, e le trovo molto molto belle, davvero. Non vedo l'ora di indossarle perché me le immagino sia con un outfit un po' più sportivo, con un outfit un po' più magari più sofisticato, insomma mi piacciono tanto, ecco. Poi saranno sicuramente molto comode, spero, credo, mi auguro che siano molto comode e nulla. E questo qui era tutto il mio shopping fatto da Zara e H&M fatto nelle ultime settimane. Ci sono delle altre cose che probabilmente mi arriveranno. Non lo so, io in realtà aspettavo i saldi, ma penso che quest'anno Zara metta i saldi ad agosto, quindi dovrò aspettare ancora qualche settimana, però insomma intanto qualche altro ordine me lo sono concessa, ecco, perché ho fatto questo shopping ultimamente, voi ne siete le testimoni, e nulla, chiaramente si scherza, devo chiaramente limitarmi, però prima o poi accadrà, quando magari non avrò più soldi forse accadrà. E nulla, chiaramente io spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che ne pensate di quello che vi ho mostrato, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, se non siete iscritte iscrivetevi al canale e io niente, vi mando come sempre un bacio e ci vediamo presto, ciao!